diritto d'autore. La necessità di un itinerario in luoghi come questi è una istanza, perché altrimenti ci si sente completamente persi, e quindi itinerari bibliografici di diritto d'autore è stata una provocazione che abbiamo avuto con la dottoressa Macchi, con cui in questi mesi ci siamo lanciate la sfida di far emergere da questo mare magno dei volumi dedicati alla materia di cui poi ci occupiamo tutti i giorni. Il risultato inaspettato è stato quello che troverete nelle tre teche centrali del salone. Si tratta di sostanzialmente due raggruppamenti di volumi, dell'Ottocento la prima teca e del Novecento la seconda teca. I volumi dell'Ottocento sono forse più sorprendenti perché troviamo dei volumi, delle opere significative per quella che poi sarà la grande opera di codificazione moderna della materia del diritto d'autore. In particolare segnalo un editto, forse qualcuno di voi è andato verso la cognata Buffet avrà notato, è un editto pontificio del 1826 che segna l'acerbo e il duro intervento del governo vaticano agli inizi dell'Ottocento, che ha portato avanti delle vere e proprie battaglie per la tutela dei diritti industriali e la tutela dei diritti d'autore. I temi sono veramente gli stessi di oggi. Parliamo di necessità di ottenere misure per la tutela del diritto d'autore, quindi l'enforcement, parliamo di necessità di remunerare gli autori, ecco qui questa mattina l'evocato Vario Gheffer. Per cui il Vaticano in particolare con questo editto ha aperto poi la via, quella che sarà la strada delle codificazioni moderne e dei grandi trattati. È stato anche il trade union con una serie di stati del nascituro Regno d'Italia che nel 1840 con l'Austria firmeranno un trattato di reciproco riconoscimento dei diritti, e questo è un punto molto importante che ha sorpreso anche noi che non eravamo a conoscenza del 1840 di questo trattato. Nella seconda teca, giusto due parole sugli autori che abbiamo rinvenuto con più interesse, siete tutti esperti della materia per cui non necessitano di grandi presentazioni. Nicola Stolfi e la sua opera proprietà intellettuale di respiro comparatistico, ancora oggi molto attuale, e poi Edoardo Chiola Caselli, di cui troverete tre volumi del diritto d'autore, quindi la parte del diritto sostanziale, del diritto d'autore e del contratto di edizione del 1927, quindi a 20 anni dalla prima opera, ed infine del 1943 il primo commentario alla nostra legge del 1941, la 633, che conosciamo bene e che viene appuntata, cioè annotata, con ancora grandissima attualità. Vi ringrazio.